e non dico nient'altro per non svelare tutto il resto. E se ci racconti un po' la trasformazione di Andrea, il suo cammino, mentre invece a Valentina Belè volevo chiedere se ti è mai capitato che qualcuno per promuovere un film ti abbia fatto. Dov'è Benienzo? Non c'è una grande trasformazione, la trasformazione nel film, nello spettatore, il ruolo è già lì, Andrea è già lì. È stato molto difficile con Fabio trovare un modo per cercare di nascondere questo personaggio, o comunque renderlo meno scoperto, cioè più devi capirlo. E quindi lui non cambia, lui è sempre così. Lui non ha un arco del personaggio. La cosa divertente del film, infatti, il tentativo che abbiamo fatto insieme è quello di portare lo spettatore a fare l'arco. E quindi per lo spettatore internamente fa l'arco del personaggio, ma il personaggio non l'ha mai fatto, non si è mai spostato da lì, nonostante lo vedi in maniera diversa. Un arco apparente. È un arco apparente, quello che vedi è esattamente, secondo me, quello che avviene molto spesso per i ragazzi della mia generazione. Degli strumenti di forza che sono molto lontani da quelli delle altre generazioni. E però questo non vuol dire che non siano abbastanza valide, quindi il giovane contro il vecchio, come ci si affronta, che tipo di strumenti ha e soprattutto vince, perde, e secondo me nel film insomma, viene studiato anche questa situazione, che parliamo di Dolce Roma, del cinema, ma in realtà è una metafora per il potere, per qualcosa che avviene veramente a tutti i ragazzi della mia generazione, cioè quelli che non hanno la possibilità di comprarsi una casa. Allora forse siamo anche un po' incazzati, no? E quel tipo di rabbia, cosa vuol dire? Come evolve? Secondo me nel film qualcosa c'è a cui non siamo abituati a vedere in Italia, ma com'è questo film? Questo film, come si vede? Vai. Questo film mi ricorda molto di Fincher. Però stava dicendo che questo film gli ricorda molto The Snatch, lo strappo, e quindi grazie. Scusatemi. No, io non ho mai avuto questo tipo di situazione, fortunatamente non faccio il produttore, però come Andrea da attore ti trovi a escogitare delle tattiche per far sì che tu faccia quello che veramente vuoi fare. Quindi è chiaro che è sempre un compromesso, un attore deve darsi al regista, è il regista che decide, non puoi metterti nelle condizioni di dirigere te, sarebbe anche stupido. Però sicuramente quando ti accorgi che c'è qualcosa che vorresti far mettere nella scena e magari non tutti ti aiutano, beh sicuramente sei lì, ti guardi allo specchio e pensi qual è la tua strategia? Grazie.